Un saluto a tutti i frequentatori di questo canale. Oggi parliamo del cronotermostato della Melchioni MK722, che è un cronotermostato wireless composto da due unità. Quando l'acquistate è dentro questa scatola con i vari loghi Melchioni, l'immagine delle due unità. Ora andiamo a vedere cosa c'è dentro a questa scatola. Allora, apriamo la confezione. Abbiamo manuale di istruzioni, l'unità programmabile e l'unità ricevente, che è quella che va poi messa vicino alla caldaia, dove arrivano i fili della caldaia. Abbiamo un supporto per fissare l'unità programmabile a muro, oppure, qua è già innestato sopra, questo supporto che invece è per tenere l'unità programmabile sulla scrivania o dove volete, comunque appoggiata a una mensola in posizione verticale. Ok, questo è il contenuto della nostra scatola. Vi spiego un attimino cosa vuol dire wireless, cronotermostato wireless. Vuol dire che l'unità di potenza, dove ci sono i relè che pilotano la caldaia, viene comandata tramite un'unità trasmittente, in questo caso wireless, senza fili, dove noi abbiamo tutti i nostri programmi, tutte le nostre funzioni, e questa unità sarà quella che andrà a rilevare anche la temperatura ambientale. Adesso andiamo a mettere le pile e vediamo come si programma. Prima di mettere le pile nelle unità programmabile, prendiamo in considerazione un attimo l'unità fissa. Questa unità viene alimentata direttamente a 220. Perciò abbiamo il cavetto della 220 che arriva, che l'alimenta, e il cavetto con il contatto che va in caldaia. Ha questi due tasti che sono manuale e uscita. Allora, il tasto manuale serve nel caso di rottura di questa unità, oppure si scaricano le pile, comunque c'è qualcosa che non funziona, abbiamo la possibilità di mettere in manuale il nostro impianto, si accenderà questo LED, e decidere di accendere e spegnere il nostro impianto direttamente da qua. Praticamente questi tasti sarebbero una sorta di emergenza. Normalmente si utilizza l'unità programmabile per far funzionare il tutto. Allora, questa unità andrà fissata a muro. Comunque, prima di fissarla va aperto il carter. Qui ci sono due viti che io ho già rimosso. Qui sotto abbiamo la morsettiera per effettuare i collegamenti. Abbiamo il contatto normalmente aperto, comune normalmente chiuso, dove andremo a collegare il nostro cavetto che arriva dalla caldaia, e abbiamo fase neutro per l'alimentazione di questa unità. Qui troviamo un ponticello, quando lo acquistate viene fornito con questo ponticello, che servirebbe per portare la fase dell'alimentazione sul contatto. Nel 99% dei casi va sempre tolto perché il contatto della caldaia non ha assolutamente bisogno di alimentazione, è un cosiddetto contatto pulito. Una volta fatti i collegamenti, si può fissare a muro. Qui di dietro, nella targhetta della Melchioni, vengono riportati alcuni esempi di collegamento. Ok, una volta collegata, si richiude lo sportellino, si riavvitano le due viti e questa è pronta. Ora passiamo all'unità di programmazione. L'unità di programmazione è alimentata da due pile stilo. Perciò andiamo a mettere le pile. L'unità è già pronta, alimentata, adesso vuole programmata. Ah, una cosa, qui di dietro troviamo anche una serie di dip switch
che sono anche nella parte fissa, quella che vi ho fatto vedere prima. Servono perché nel caso di un condominio ci sono due appartamenti vicini con lo stesso crono termostato, si possono differenziare i canali di trasmissione per non andare a interferire tra un appartamento e l'altro. Ok. Adesso andiamo a vedere come si programma. Impostiamo l'ora. Premiamo OK per alcuni secondi. Entriamo dentro la videata che ci fa vedere tutti i menu disponibili. Facciamo scorrere con la rotellina. Ci portiamo sul menu Time. Premiamo OK. Visualizza tutti i giorni della settimana. Premiamo la rotellina in modo centrale. Visualizza l'ora che andiamo a mettere in punto, in questo caso sono le, facendo scorrere con la rotellina, le 14, poi premendo sempre la rotellina andiamo a mettere in punto i minuti, sono le 14:10 minuti e poi premiamo ok, tenendolo premuto per alcuni secondi usciamo e abbiamo messo in punto, abbiamo l'ora in punto. 28 sono i gradi dell'ambiente in questo momento, 16 sarebbero i gradi dell'impostazione del crono termostato che adesso non ci interessa ancora vedere. La vediamo dopo. Questo bellissimo crono termostato ha la possibilità di lavorare in due modi, con le fasce orarie, che sono massimo 4 giornaliere, oppure con le due temperature, notturna e diurna. Allora, nel caso di lavoro delle due temperature notturna e diurna, si selezionano le due temperature, esempio 20 gradi e 18 gradi notturna, e si va a spalmarle sull'arco delle 24 ore. Praticamente ora per ora si decide se vogliamo la temperatura o diurna o notturna. Così ripetuto per tutti i vari giorni della settimana. Nel caso invece delle fasce orarie, abbiamo la possibilità appunto di quattro fasce orarie dove noi possiamo personalizzare fascia per fascia la temperatura che più ci piace. Perciò direi che è molto versatile. Adesso andiamo a vedere come fare i due tipi di programmazione. Allora, adesso andiamo a programmare il nostro crono termostato per lavorare in modo temperatura diurna, temperatura notturna. Allora, premiamo il nostro tasto OK per 3 secondi. Entriamo nel menu generale, andiamo a cercare con la nostra rotellina il menu dove ci dà il sole e la luna. Questo. Facciamo OK. Ci viene visualizzato 16 gradi con la luna. Allora, questa è la temperatura notturna. Ipotizziamo che noi la vogliamo mettere a 17 gradi. Premiamo la rotellina centrale, ci viene visualizzata la temperatura diurna, in questo caso 20 gradi. Può andare bene, però si può anche alzare volendo, sempre girando con la rotellina. Noi mettiamo in questo caso 20 gradi e ci va bene. Premiamo OK. A questo punto abbiamo impostato le due temperature. Adesso dobbiamo andare a cercare il menu Program con la scala delle 24 ore e le fasce orarie. Clicchiamo OK. E con la rotellina possiamo selezionare o il crono termostato che lavora in fasce orarie oppure le 24 ore. Noi in questo caso selezioniamo le 24 ore e confermiamo con OK. Così abbiamo impostato il crono termostato per lavorare con le due temperature nell'arco delle 24 ore. Adesso andiamo a vedere come andare a programmare giorno per giorno questa funzione. Se non fate nessuna operazione entro 10 secondi, il crono termostato si riporta automaticamente nella videata principale. Allora, adesso entriamo nel menu di programmazione vero e proprio, dove andiamo a decidere le due temperature dove metterle. Allora, tasto OK per 3 secondi, giriamo la rotellina, andiamo a cercare il menu Program. Confermiamo con OK, ci vengono fatti vedere tutti i giorni della settimana. Potremmo con la rotellina selezionare anche un giorno alla volta, ma io voglio programmare tutti i giorni uguali, perciò faccio conferma qua, in questa situazione. E allora il cursore mi lampeggia già sulle 00 e mi viene proposta la temperatura notturna. A me va bene, io con la rotellina proseguo e
e inizio a fare scorrere l'una di notte, continuo a lasciare la temperatura notturna perché alle 3, alle 4 voglio ancora 17 gradi, alle 5 ancora 17 gradi, alle 6 io metto la temperatura già diurna, perciò premo la rotellina e faccio apparire il sole con i miei 20 gradi. Poi alle 7, poi scorro, alle 7 ancora 20 gradi, alle 8 20 gradi, alle 9 facciamo che esco di casa e voglio che si abbassi il riscaldamento, perciò premo la rotellina in mezzo e imposto i miei 17 gradi. Poi proseguo nell'orario, facciamo finta che a mezzogiorno ritorno a casa e voglio avere i miei 20 gradi, perciò premo e vado sul diurno. Alle 13 ancora i miei 20 gradi, alle 14 ipotizziamo che alle 15 esco di casa, perciò rimetterò i miei 17 gradi fino alle 18 che rientro. Al rientro 20 gradi, faccio scorrere fino, non so, alle 23, dove passo in modalità notturna. Poi niente, dopo le 24 sono ancora in modalità notturna, 17, e ho già impostato tutto. A questo punto faccio ok, tenendo premuto, e io ho già impostato il mio cronotermostato per lavorare con le due temperature. E ho l'andamento giornaliero delle mie entrate e uscite di casa ripetuto per tutti e 7 giorni della settimana. Se voglio andare a differenziare un giorno della settimana, torno dentro lo stesso menu. Invece di selezionare tutti e 7 giorni, con la rotellina prendo solo il giorno interessato e vado a modificare solo quel giorno. Nell'eventualità che noi arrivassimo a casa e lui sta eseguendo la temperatura notturna, e vogliamo avere più gradi in casa, oppure anche se sta eseguendo i 20 gradi, però in quel momento abbiamo bisogno di una temperatura maggiore, semplicemente girando la rotellina, l'alziamo a piacimento, mettiamo 22, appare questo simbolo che vuol dire che abbiamo messo in manuale il cronotermostato e lui fino, praticamente per un'oretta, fino a che non aggancia il programma successivo, rimane in manuale con la temperatura che noi abbiamo impostato. Questa funzione è molto comoda per aggiustare la temperatura al volo. Allora, adesso andiamo a vedere come far lavorare il cronotermostato con le fasce orarie, anziché con le due temperature e le 24 ore. Allora, premiamo il tasto OK per 3 secondi. Entriamo nel menu Program con i due sistemi di lavoro. Confermiamo con OK. Selezioniamo da 24 ore, passiamo alle fasce orarie. Confermiamo con OK. Andiamo a cercare il menu Program, questo. Confermiamo con OK. Ci propone i 7 giorni della settimana, noi li facciamo tutti uguali. E confermiamo con OK. Lampeggia la prima fascia oraria. Allora, mettiamo alle 6 di mattina. Mi alzo, perciò ho bisogno di avere facciamo le 6:10, confermiamo con la rotellina, ho bisogno di avere una temperatura di 20 gradi. Allora, in questo caso ci fa vedere la temperatura del refrigeratore che non ci interessa, noi dobbiamo guardare quella del riscaldamento e va impostata a 20 gradi, la potete modificare, ma noi adesso la mettiamo a 20 gradi, confermiamo e passiamo avanti. Con la rotellina andiamo nella seconda fascia oraria. Confermiamo, sempre con la rotellina, ci propone un orario. Ad esempio, alle 9 esco di casa. Confermo, metto a posto i minuti. Confermo, mi lampeggia la temperatura del refrigeratore, non mi interessa. Confermo e vado avanti. E vado a impostare la temperatura quando io non sono a casa. In questo caso posso fare 17 gradi. Confermo. Mi sposto ancora, perciò alle 9 passerà a 17 gradi. Mi sposto nella fascia oraria successiva, entro dentro sempre cliccando con la rotellina. E ipotizziamo che alle 5 di sera, alle 17, io rientro a casa, perciò voglio avere una temperatura alta. In questo caso confermo, confermo. Questo del refrigeratore non mi interessa, confermo. Qua vado a impostare 22 gradi, 23 gradi perché ho bisogno di una temperatura alta in quel momento. Poi
vado avanti nella fascia oraria, confermo, facciamo che alle 23 e tanto per mettere qualcosa, e 10, alle 23:10, io, saltiamo sempre la parte refrigerante, vado a impostare un 18 gradi che sarà la temperatura che mi terrà poi tutta la notte fino ad agganciare la fascia oraria della mattina del giorno dopo. Perciò confermo e premo il tasto OK per 3 secondi. A questo punto io ho programmato il mio cronotermostato nel modo di lavorare con le fasce orarie personalizzate. Se volessimo cambiare un solo giorno, diciamo della settimana, in questo caso magari la domenica, con delle fasce orarie differenti, possiamo semplicemente operare in questo modo. Premiamo OK, andiamo a cercare il nostro menu. Program, questo, confermiamo con OK. Poi invece di lasciare tutti i giorni della settimana uguali, andiamo a selezionare quello che ci interessa. In questo caso, allora, qui giriamo, proprio prendiamo il giorno che vogliamo. In questo caso andiamo a prendere la domenica. Adesso, ok. Confermiamo con OK, scusate, e qui ci ripropone la stessa identica cosa che ci proponeva prima, però andiamo a modificare solo la domenica. Ad esempio, alle 6:10 entro dentro, alle 6:10 mi va bene che ci siano i miei 20 gradi. Poi mi sposto nella fascia dopo, alle 9. Io avevo impostato che venissero i 17 gradi, in questo caso invece cosa faccio? Alle 9 io posso far continuare, qui saltiamo perché è sempre la temperatura del refrigeratore, invece di 17 gradi posso fare continuare la temperatura dei miei 20 gradi, perciò lui dalle 6 proseguirà, alle 9 continuerà ad avere i miei 20 gradi perché io sono a casa alla domenica. Poi mi sposto di fascia ancora alle 17. Magari sono a casa ancora di domenica, so di essere a casa, saltiamo sempre questa temperatura, andiamo a mettere questa e continuiamo a mettere i nostri 20 gradi. Così. Nell'ultima fascia, invece, alle 23:10, possiamo tranquillamente lasciare la programmazione che avevamo fatto, saltando sempre questa, che avevamo messo 18 gradi, che sono la temperatura notturna che andrà fino al lunedì. Perciò confermiamo, premiamo OK per alcuni secondi, così abbiamo ottenuto un programma che ha 6 giorni tutti uguali, con le nostre fasce orarie, e la domenica abbiamo personalizzato in modo diverso perché sicuramente non abbiamo lo stesso tenore di vita della settimana. Questo è solo comunque un esempio. Se volessimo spegnere completamente il riscaldamento, perché abbiamo questa esigenza, possiamo operare in questo modo. Premiamo il tasto OK per alcuni secondi. Abbiamo tutti i menu. Dobbiamo andare a selezionare il menu dove c'è riscaldamento o refrigeramento, che è questo. Confermiamo con OK. Ci propone raffreddamento. Ci spostiamo con la rotellina. Riscaldamento oppure spento. Se noi confermiamo spento con OK, poi teniamo premuto OK per 3 secondi, abbiamo il nostro cronotermostato che è in off. Praticamente il riscaldamento così è spento. Potrebbe essere utile se uno ha una casa che non usa sempre e ha bisogno di spegnere completamente il riscaldamento. Se vogliamo riaccendere il riscaldamento e riprendere i programmi che avevamo fatto, premiamo OK per 3 secondi, andiamo a selezionare sempre il nostro menu riscaldamento e condizionamento, poi passiamo da off, facciamo scorrere, questo vuol dire refrigeramento nel caso di un condizionatore, questo vuol dire riscaldamento che è quello che ci interessa a noi. Premiamo OK, ripremiamo OK per 3 secondi,
E così abbiamo già ripreso a far funzionare il nostro impianto con i programmi che avevamo lasciato. Questo cronotermostato ha la possibilità anche di lavorare nella modalità vacanza. Se noi andiamo in vacanza, possiamo impostare i giorni che restiamo in vacanza e lui manterrà il riscaldamento alla temperatura minima. Premendo il tasto OK, andando a selezionare la funzione vacanza, premiamo OK, qui possiamo impostare i giorni che noi stiamo in vacanza. Lui farà un conto alla rovescia e quando sarà a zero riaggancerà i programmi normali. Una volta impostato il valore che noi vogliamo, basta premere OK e l'abbiamo già impostato. Un'altra funzione che ha, molto utile, è quella dell'antigelo, che si seleziona sempre con la rotellina, che è questa. Premiamo OK, adesso è in off, semplicemente mettendo on e confermando con OK. Poi tenendo premuto OK per 3 secondi, vedete, è acceso l'antigelo. Lui cosa fa? Mantiene 5 gradi, che oltre non va, per tutto il periodo che noi stiamo assenti. Quando ritorniamo basterà premere il tasto OK per 3 secondi, ritornare dentro la funzione antigelo, premere OK, spostarsi con la rotellina nella posizione off, premere OK e OK di nuovo per 3 secondi. E abbiamo tolto la funzione antigelo e riprenderanno i programmi soliti che abbiamo impostato. Spero di essere stato chiaro e comunque per altre informazioni potete contattare l'assistenza dedicata di questo cronotermostato perché la Melchioni ha attivato una linea. Trovate il numero di telefono sulla confezione del cronotermostato dove voi potete fare tutte le vostre domande. E ci sarà dall'altra parte chi vi risponderà adeguatamente. Questo cronotermostato lo potete trovare sul mio sito www.ivansat.com nella categoria utilità per la casa alla voce cronotermostati. Questo è tutto, ai prossimi video.